Siete tutti pronti? Ciao amici! Ciao Topolino! Sto andando dal mio amico Magicasa! Venite anche voi! Sì. E allora andiamo! Così ci divertiamo! Bambi, fa partire il volo volante! Sì, ci siamo! Facile, facile, Topolino! Super labirinto delle meraviglie! Oh, oh, Tranquillo, Paperino, ci penso io! Sai, Paperino, il salvagente serve a galleggiare, non a volare! Bene, ora che siamo tutti qui, andiamo subito alle isole del Mar delle Avventure! Ancora un attimo di pazienza! Oggi, insieme a noi, verrà un altro amico! E chi è? Dici! Ehi là, Topolino! Ciao, ragazzi! Per dindirindina, quello lì è Mortimer! Mortimer! In persona! Acciaccia! Spassi, ti presento il mio amico Mortimer! Mortimer, lui è... Piacere di conoscerti, Spassi! È molto carino qui da te! Accidenti! Mortimer fa proprio come a casa sua! A me sta simpatico, ma quando Topolino è con lui, si comporta in modo diverso. Diverso? E come? Ma guarda, un pallone da spiaggia! Facciamo due lanci! Beh, solitamente non giochiamo a palla dentro la Magicasa. Prendi! Sì, forse per una volta si può fare. Ops! Scusa, Spassi! Oh, va tutto bene, Topolino! Vedi? Con Mortimer, Topolino fa delle cose insolite per lui! Dai, andiamo in spiaggia! Un po' di divertimento li terrà impegnati! Ottima idea! È ora di salire le scale senza limiti! Coraggio, Mortimer! Adesso saliamo! Dai, seguitemi, amici! Sulle scale insieme a noi, per andare dove vuoi, Spassi sa che sono così, scale senza limiti! Salite tutte le scale! Sulle scale insieme a noi, cosa c'è dietro questa porta? Oh, quella è la terra del mito! Oh, hai detto del mito? Come nelle grandi storie classiche! Sì, mi piace! Che ne dite di andare tutti lì? Ecco, noi oggi volevamo andare in spiaggia, Mortimer! Oh, se hai visto una spiaggia, le hai viste tutte! Andiamo, sarà una forza! Beh... Bene, sei d'accordo! Venite! Sì, lo so, Paperino, ma abbiamo un ospite! Ed è molto divertente! Non sarà un problema cambiare i nostri piani e fare ciò che vuole! Vedrete! Ok! Non credo ai miei occhi! Questo posto è assolutamente mitico e di solida roccia! Scusa? Ehi, ma cosa vedo qua? Topolino, ora cerca di non dimenticare che non devi fare sempre tutto quello che vuole Mortimer. Sì, lo so già, Minnie. Cosa ti fa pensare che io correrei? Topolino, vieni qui! Arrivo! Quando c'è Mortimer, Topolino pensa solamente a divertirsi. Non si ferma a pensare alle decisioni che prende. Ehi, la signora dei serpenti ci presta il suo cocchio per fare un giro. Prego, divertitevi. Che ne pensi? È un'idea favolosa, Mortimer! Ehi, amici, venite! Tutti a bordo! Ok! Andiamo! Fate largo! Devo riconoscerlo, Mortimer! Questo giro è proprio una bella idea! Oh, grazie, Minnie! Visto? Ti preoccupavi di Mortimer? Invece sta andando tutto bene! Ora voglio una vista migliore! Sì, da quassù è fantastica! Vieni, Topolino! Ricorda, non devi fare tutto uguale a Mortimer! Ah, è tutto ok, Minnie! Lo riporterò sul cocchio! Mortimer, forse è meglio tornare dietro con gli altri! Sì, tra un attimo! Questo cavallo andrà più veloce! Al galoppo! Doppio wow, un cavallo volante! Sì, è Pegaso, Mortimer! E il volo non era previsto nel nostro giro! Oh, c'è!
Sono diretti al palazzo di Pietro il Possente! Saprà fare il giro della morte? Forza! Il mio labirinto adesso è completo! Ci vorrebbe qualcuno per collaudarlo! Per Giove, siete arrivati in fretta! Oh, Pietro il Possente! Saluti, vostra maestà! Hai fatto bene a passare con il tuo amico! Ecco l'idea! Sarete due perfetti collaudatori! Collaudatori? Per cosa? Per il super labirinto delle meraviglie! Dovrete fare un misterioso percorso per arrivare al centro! Ma state attenti! Quando ci arriverete, dovrete battervi con il potente Minotauro! Un Minotauro? Caspiterina! Non avevo in programma di battermi con nessuno oggi! Oh, ma te la caverai! Tanti auguri! Topolino! Spassi, che bello! Tu puoi aprire questa porta? No, non ci riesco. Però ci aiuteranno gli altri. Arriveranno tra poco. Noi nel frattempo troveremo il centro del labirinto e quel minotauro. Ma cos'è un minotauro? È metà uomo e metà toro. Che forza! Io mi batto con l'uomo, tu ti batti con il toro e ce ne andiamo da qui in un battibaleno. Ma che giornata! Sì, che giornata! Amici, buona fortuna! Oh, questo labirinto disorienta! Non so dove stiamo andando! Oh, cielo! Io non vedo né Topolino né Mortimer! E voi? Chissà che cosa c'è oltre questa porta! Ciao! Prima Pietro il Possente l'ha chiamato labirinto! Topolino e Mortimer sono intrappolati al suo interno! Quindi dobbiamo entrare per trovarli! Tu ci puoi aprire la porta? Purtroppo no, ci ho già provato! Sì, è chiusa a chiave! Ma guarda un po'! Anche loro vogliono provare il labirinto! Eccellente! Oh! Ti hanno aperto! Presto! Perdi qua! Troviamo Topolino e Mortimer! Topolino! Mortimer! Paperina? Amici? Oh! Siamo da questa parte! Topolino! Yuhu! Minnie! Topolino! Però, sembri molto vicina! Minnie! Dove sei? Oh! Topolino! Ho fatto tutto bene! Eravamo preoccupati per te e Mortimer! Tutto a posto, vero Mortimer? Mortimer? Ehi ragazzi, venite a vedere! Topolino, fermati un attimo a riflettere! Ogni volta che hai fatto ciò che voleva Mortimer, è successa una cosa brutta! Avete giocato a palla nella Magicasa e poi... Oh! Mortimer! Ah, è tutto ok, Minnie, lo capisco! So essere divertente, ma spesso esagero! Oh cielo, Mortimer! Non volevo ferire i tuoi sentimenti! Stiamo passando delle ore così movimentate! Sì, oggi è andata così. Ma ora, se a qualcuno interessa, io avrei trovato il centro del labirinto. Dai, Minnie! Ha trovato il centro per noi! E ci fa divertire! Andiamo! Coraggio! Ta-da! Wow! Ci ha portato nel centro del labirinto! E questo posto è una sciccheria! È vero! E guardate! Non c'è il Minotauro! Che cosa significa? Pietro ci ha detto... che arrivati qui al centro avremmo affrontato il Minotauro! Oh, bene! Hanno trovato il centro! Avvisate il Minotauro! Che succede? Chi osa sfidarmi? Caspita! Allora? Beh, toccherà a me! Coraggio, signor Minotauro! Ti sfido! No! Minnie ha ragione! Siamo nei guai per colpa mia e delle mie scelte! Mi dispiace, ma sei il topo più divertente che conosca e quando sono con te voglio essere sempre al massimo! Oh, caspita, Mortimer! Non lo sapevo! Io, quando sono con te, beh, faccio cose che forse non dovrei perché mi diverto veramente! Ora dobbiamo fare più attenzione a questa cosa. Accia! Hai ragione! E affrontare il Minotauro tocca a me! Ok, ti vuoi battere con me, mezzo toro? Boom! Sta ballando? Boom! Shakalaka! Tocca a te! Cosa? Vuoi che io balli? E la sfida non c'è più!
È una sfida di ballo! Una sfida di ballo? Accidenti! Ma dove siamo finiti? E cosa succede? Oh, questo posticino! Al centro del mio super labirinto delle meraviglie! C'è una pista da ballo! Oh, questa è una pista da ballo! Sì, una pista da ballo delle meraviglie, diciamo! Sarà il posto più alla moda della terra del mito! Voi siete arrivati al momento giusto! L'applauderete per me! Beh, ma perché non ce l'hai detto subito? Sarà un vero spasso! E ora si balla! Sì! Bentornati, fantastici ballerini! Meraviglioso! È vero! Ed ecco qua una cosa per non dimenticare questo viaggio! Un'arena! È il momento di salutarci! Oh, grazie per la tua visita, Mortimer! E non dimenticare che sarai sempre il benvenuto qui alla Magic Casa! Grazie, Minnie! Ti prenderò in parola! E per il futuro ho già grandi progetti! Per non esagerare, pur divertendoci un mondo lo stesso! Alla prossima volta! Che vuol dire questo suono? Stretching! Avanti dai, facciamo stretching! Stretching! Un po' di moto ci servirà. Spuotiamo ciò che ci va in piena libertà. Mossa lava finestre, mossa chiudi le porte. Salto magi casa, questo sì che è forte! Stretching! Batti mani e piedi, dai! Stretching! Segui questo ritmo e vai! Stretching! Fai le se buffe che vuoi tu, stretching, ci divertiamo sempre di più. Schiena in alto, schiena in basso, allungarsi è un vero spasso. Voi e io e Topolino facciamo rock qui nel giardino. Stretching, batti mani e piedi, dai. Stretching, segui questo ritmo e vai. Stretching, fai le mosse buffe che vuoi tu. Stretching, ci divertiamo sempre di più. Stretching. La terra dei calzini persi. Perfetto! Non vedo l'ora di giocare a nascondino. Sì, che bello! Oggi la chiamo io. Ma dov'è Pippo? Si è già nascosto. Guardate, davanti alla porta. Oh, è diventato invisibile. È geniale per nascondersi. Oh, vorrei averci pensato. Cosa? O magari si è tolto le scarpe ed è entrato in casa. Controlliamo. Pippo deve essere qui in casa. Ah, ma che cosa è successo? Oh, sì, Pippo è in casa. E mi sembra che stia cercando qualcosa. Pippo! Vieni fuori! Non stiamo ancora giocando a nascondino! Beh, noi no, ma Sinistro ha iniziato. Ah, eccoti, Pippo. E di chi parli? Sinistro è il mio calzino preferito. Lui è viola, proprio come Destro. Ed è un gran giocherellone, perché gioca sempre a nascondino. Io non credo che il tuo calzino si nasconda lì in cima. Forse hai ragione. Sì, scendo subito. Scusa, Paperino. Ho bisogno del mio calzino preferito per stare caldo e a mio agio. Senza di lui, beh, non sarà la stessa cosa. Oh, Pippo, sono con te. Sarei perso senza i miei adorati guanti. Sentite, amici, vogliamo fare un nascondino un po' originale? Cercheremo tutti quel che manca, cioè il calzino. Oh, sì, bello! Che grande idea! Quindi adesso mi aiuterete a cercare Sinistro? Gosh, sarà una vera forza! La leggenda narra che i calzini smarriti, passando da un buco nel cassetto dei calzini, giungano alla baia dei calzini persi, nelle isole del Mar delle Avventure! Allora che aspettiamo? Alle isole del Mar delle Avventure! È il momento di salire le scale! Ah! 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 Seguitemi tutti, amici! Segui le scale fin lassù! C'è una porta che vedrai anche tu! C'è un'avventura che ci aspetta!
sono così, scale senza limiti. Sulle scale che insieme noi, per andare dove vuoi, spassi sa che sono così, scale senza limiti. Buona fortuna! Coraggio, amici, andiamo a scappare! Fate attenzione, io vi raggiungerò fra poco. Wow, un cartello. Chissà che cosa ci indica. Quella lì è la direzione per arrivare in una zona misteriosa nota come Baia dei Calzini Persi. Baia dei Calzini Persi? E che sarebbe? Allora, la leggenda narra che i calzini ci vanno e che ci restano per sempre! Oh, non lascerò mai il sinistro! Fermi! La scarpa non è più comoda senza il mio sinistro! Così va meglio! In marcia, amici, su! Cielo, è un'isola tropicale! Sì, è vero, Minnie! Io non ho visto niente! Assomigliava un po' a... un calzino! Oh, questo posto diventa sempre più strano! È viola! Ecco sinistro! Presto, per di qua! Mi pareva di averlo visto da qualche parte! Ecco, quello è proprio sinistro. Visto? Lui gioca sempre a nascondino. Coraggio, amici! Seguiamolo! Ma dov'è finito? Oh, sì, eccolo là! Sinistro si nasconde ancora. Andiamo, ragazzi! Ti ho trovato! Gosh, oibo! Niente paura, Pippo! Tu e Sinistro tornerete insieme! Ero sicuro di aver visto Sinistro! Gosh, ma dove sarà finito? Si dovrebbe notare con un colore tanto vivace! Proverò con la coccovista! Che cosa prova? Coccovista! Guardate laggiù! È in mezzo a quei fenicotteri! Dove? Io non lo vedo! E sta scappando! Che qualcuno lo fermi! Voce di cocco! All'attacco! Trovato! Oibo, Sinistro, continui a nasconderti e scappare! Ma tu sei la metà del mio paio preferito! E a destro manchi tanto! Oh! E ora vuole che lo seguiamo! Lo seguiamo? E dove ci porta? Arriviamo, Sinistro! Wow! Guardate un po'! È un calzino party sulla spiaggia! È la baia dei calzini persi, allora! Sinistro non giocava semplicemente a nascondino! Stava anche cercando di farci vedere questo posto magico! Sì, è una vera forza! Super spassoso! Vai con il surf! È l'onda perfetta! Questo posto è molto divertente! Forse il tuo calzino si diverte a giocare con gli amici! Per Dindirindina adesso ce li vuole presentare! Grazie! Fiocchi e bottoni! Adoro i vostri fiocchi e bottoni! Ecco perché è così difficile ritrovare i calzini quando si perdono. Vengono qui e, beh, non vogliono più andare via. È comprensibile. Io non voglio andarmene, non sono un calzino. Però,
Sinistro qui si diverte un mondo. In questo posto si sente comodo e a suo agio. Forse dopo aver fatto sentire me comodo e a mio agio per tanto tempo, merita anche lui l'occasione di sentirsi così. Io non so se ho capito bene quello che vuoi dire. Sì, se Sinistro vuole restare, è giusto che rimanga qui. Oh, wow, Pippo! Sarà dura permettere a Sinistro di fare ciò che vuole, se non lo vuoi anche tu. È vero, sei così premuroso! È una splendida prova di amicizia! Fatemi, andare a dirgli addio. Ascolta, è evidente che qui sei molto felice e... Beh, volevo solo dirti che se vuoi rimanere, io ti capisco. E perciò a me sta bene, amico. Dimmi un po', Destro, vuoi restare alla baia dei calzini persi con Sinistro? Oh, vuoi venire con me? Mancherai molto a tutti e due. Per te va bene se vengo a trovare te e i tuoi amici calzini di tanto in tanto? Prometto di tornare a trovarti per giocare. Gosh, anche se sono un po' triste, è bello che Sinistro sia in un posto dove è a suo agio. Ah, Pippo, non ti voltare, hai un nuovo amico. Veramente? Vorresti venire con me? E saresti d'accordo anche tu, Destro? Per tutti gli hot dog! Andiamo, amico! Salta a bordo! Un abbinamento di colori originale! Oh, ora sono comodo e al calduccio, proprio come piace a me! Ti do il benvenuto, amico calzino! E ti chiamerò... Verde! Verde! Sì, mi piace Verde! Bentornati, cerca calzini! State attenti! Meraviglioso! Io qui! Coraggio, Paperino, è ora di andare! Abbiamo scoperto che a volte bisogna dire addio alle cose speciali, ma poi cose nuove e divertenti ci trovano sempre! Essere un buon amico significa tener conto delle necessità dell'altro, non solo delle proprie! Hai ragione, Minnie! Ed ecco qua una cosa per non dimenticare il nostro viaggio! Ghost Verde, tu sì che sai muoverti! Stiamo bene! Alla prossima volta! Ma prima dei saluti c'è la Squatty e Ridi Dance! Squatty, ridi, squatty! Squatty, ridi, squatty! Squatty e ridi, squatty e ridi, squatty e ridi dance! Prima squatty, dopo ridi, ma che spasso che è! È un gioco divertente e lo fate con me! Alla prossima volta!